Diminuiscono i nuovi positivi al coronavirus in Campania, cala la curva dei contagi, complice l'ormai tradizionale frenata domenicale dei tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 968 positivi su 7.854 test processati. Se sale a 10.450 il numero delle vittime in Campania con i 7 decessi contabilizzati, cala il numero dei ricoveri ospedalieri. Abbiamo molte meno polmoniti da Covid, insufficienza respiratoria, e molte più Covid positività in pazienti con multipatologie, cioè persone che hanno più problemi per cui necessitano di stare in ospedale. Intanto l'ospedale simbolo della lotta al Covid in Campania, eccellenza nazionale anche nella lotta e cura alle malattie infettive, è pronto a fronteggiare eventuali criticità e cluster da vaiolo delle scimmie. Ci aspettiamo non tanto un evento pandemico, magari potrebbero verificarsi dei cluster come è successo, diciamo, in Spagna per esempio. Questa è una cosa possibile. Al momento non abbiamo motivi per aspettarli con concretezza, ma siamo pronti eventualmente ad affrontare e anche a rimodulare l'offerta assistenziale, perché chiaramente adesso siamo molto impegnati sul Covid. Nessun caso ad oggi in Campania, ma gli esperti si preparano a fronteggiare ogni eventuale emergenza. Io mi sento di essere cautamente ottimista, anche la capacità di contagiare, che è molto più limitata rispetto al Covid, mi fanno essere abbastanza positivo sulla possibilità di non andare un'altra volta incontro a una situazione tipo pandemico.